Hi guys, welcome, benvenuti nel mio canale, il mondo di Jerry. Oggi Germania Italia, ahimè, anche questa volta la voce rauca. Un'Italia maluccio, 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 maluccio. E visto che la fascia destra non ha funzionato, voglio iniziare, secondo me, un po' quelli sottotono. Forse dalla stanchezza, forse psicologicamente stanno già pensando alle vacanze, però comunque nel lato destro, tra cui Politano e Calabria, la catena di destra non ha funzionato molto bene. Lo stesso poi Mancini sta cercando di trovare alternative, ma nel primo tempo già io ne ho contate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tentativi potenziali per fare gol da parte della Germania. Infatti, il primo tempo è finito 2-0. Chi si salva? Si salva Spinazzola, mi è piaciuto molto. Gli attaccanti non li abbiamo fatti proprio, cioè nel senso Raspadori, Gnotò, Politano, non si sono proprio accesi. Certo è che c'è stata anche, ho notato, un'inversione tra Barella e Frattesi, però anche qui gira gira la moneta, ma niente è cambiato. Che dire, la partita era iniziata anche con un buono studio fino al decimo minuto, quando c'è stato il gol di Kimmich, sotto le gambe di Gigio, e bisogna stare attenti anche a Hoffman, che nelle ultime due partite ha fatto molto bene, contro l'Ungheria e contro l'Inghilterra. La stessa partita Inghilterra-Ungheria sta vincendo attualmente 1-0. E con ciò noi ci ritroveremo come secondi o terzi nel girone di Nations League. Una nota un po' negativa per Bastoni, perché difatti lo so che è giovane e ha grandi margini di miglioramento, ma lo stesso errore credo che l'abbia fatto non soltanto in Nations League, ma anche con l'Inter. E anche con la Spagna, perché l'errore fu scatenato proprio qua. Non riuscì, lui essendo mancino, non riuscì a prendere la palla. Sono errori, li faccio anch'io a calcetto, sono errori, amen. Però sono errori che bisogna evitarli. E dagli errori si impara qualche volta. Però le occasioni dell'Italia sono state anche molteplici. Vedo l'occasione di Raspadori che ha tentato di prendere palla all'insaputa del difensore tedesco. Al ventunesimo, lo stesso giocatore italiano però ha tirato e è andata fuori. Cioè, manca tanta reattività attualmente nel primo tempo all'Italia, alla squadra di Mancini. Certo è che nel secondo tempo io non mi aspetto una fase di studio, mi aspetto, e vedremo cosa come sarà, una reattività maggiore, una forza cinica che ho visto tanto in Spinazzola, perché si è fatta non soltanto tutta la fascia. Gnotò, vabbè, al di là che era avanti, però Spinazzola si è fatta non so quanti metri. E lo stesso buoni controlli da parte di quando Mancini e Bastoni gli hanno lanciato palla, piuttosto che trovare i centrocampisti di appoggio. Però tante occasioni a Germania, che l'allenatore tedesco ha portato in aria sette uomini, e cioè si vedono le geometrie, una specie di rombo al centrocampo e 2-1 poi con gli esterni tedeschi, lì che ci hanno fatto tanto male. Magari chissà, nel secondo tempo Mancini metterà un 3-5-2, cercando di tamponare un po' la situazione. Non c'è né un flop né un top qui. Top sono i giocatori tedeschi, che stanno facendo molto bene. Un po' flop, un po' tutti i giocatori, si salva Spinazzola, un po' Raspadori, Frattesi, però Barella è attivo, e Cristante, un po' di reattività per tutta la squadra,
italiana. Maluccio, spero e ci credo nel secondo tempo, ma ahimè la vedo molto Ed difficile. eccoci qua nel secondo tempo, che dire ragazzi, tra beffe e tra l'altre. Non capisco il motivo per il quale Mancini non abbia iniziato il primo tempo con interpreti diversi. Non capisco, cioè il fatto di iniziare poi soltanto verso il 60° minuto di mettere diversi Nesch, Scamacca, Di Marco e tra gli altri, quelli che hanno fatto bene, lo dico subito, così non vi annoiate, Gnotto, Barella, Di Marco. Perché? Semplicemente perché quando ha cambiato il modulo 4-3-3 a 3-4-3, Gnotto su respinta di Neuer è riuscito a fare gol. Allo stesso modo, Barella ha provato diversi tiri, ma alta, la palla è andata alta. E Di Marco, bella in cur sempre quelle queste percussioni, è proprio il vero sostituto, secondo me dovrebbe esserlo, di Spinazzola, di là che ci sia anche Emerson, dato manovra alla nostra nazionale italiana. Basti guardare soltanto quando ho fatto un tiro a giro, Neuer era presente, siamo riusciti a ottenere due calci d'angolo e al secondo calcio d'angolo Bastoni, ma beh, sul finale si è rifatto Bastoni sul primo palo rete. Come dire, dico sempre, o si vince o si impara dagli errori. Anche se le sconfitte fanno male talvolta, non... però dopo tutto si vince o si impara sempre dagli errori. Però commettere sempre gli stessi errori a me non piace assolutamente. Iniziativa con nuovi interpreti, sì, va bene, ma non sta a esagerare secondo me Mancini, mi raccomando. In vista anche per il ritorno contro l'Ungheria che ha vinto 4-0 contro l'Inghilterra, Inghilterra-Ungheria 0-4, pensate un po', e noi sfideremo proprio l'Inghilterra il 23 settembre e neanche 26 settembre l'Ungheria-Italia. Una nota negativa, posso dire, questo 5-2 è stato Gigio, perché al di là che fa sempre, posso dire, cazzate, sì, sono quelle che sono cazzate, mai dare, lo vuoi rischiare? Bene, ma fallo in un altro modo se vuoi rischiare. Mai dare palle centrali, ragazzi. Io semplicemente, cioè, è normale, dagli più sugli esterni, dagliela magari se ci fosse stato Scamacca, gliela dai sul petto. Vuole rischiare. Rischiando abbiamo subito il quinto gol. Io non so, cioè, con gli schizzi nella testa di Gigio. Comunque, ripeto, con questi interpreti iniziali non ci siamo, ma se avesse voluto Mancini iniziare con gli interpreti, con gli stessi interpreti di questa partita, personalmente l'avrei fatto in modo prima difensivo, poi nel secondo tempo agire una tattica più offensiva. Proprio zero. Infatti nelle occasioni del primo tempo io ne ho contate personalmente 2-3 e nel secondo tempo, grazie al gol di Gnotto, Barella e Bastoni, soltanto quelle quattro occasioni. Quindi prossima partita con più reattività, con più coraggio, con più geometrie, con interpreti molto diversi, anche se abbiamo visto Caprari e Scalvini nuovi interpreti, vediamo un po' cosa deciderà, analizzeranno tutta la crew della nazionale italiana. Noi ci vediamo nel prossimo video a settembre, noi riprenderemo a settembre contro l'Inghilterra. Magari ci sarà il ritorno di Immobile, ci sarà il ritorno di Insigne, chi lo sa, di Emerson, chi lo sa. Regalami un sorriso iscrivendoti al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!